Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti a questa seconda parte di giornata di Porte Aperte ad Univac. È con grande piacere che noto una presenza notevole anche di studenti in questa seconda parte di Porte Aperte, che in realtà, ripeto, è uno dei primi eventi che Univac riapre al pubblico. Fino ad ora siamo stati incapsulati, inglobati in questi schermi e ci siamo visti ovviamente in 2D, invece di vedersi in 3D e quanto di meglio si possa fare. Io sono Francesco Gianzanti, referente di Ateneo per l'orientamento, e vi do il benvenuto in questa seconda giornata di orientamento, in cui presenteremo l'offerta formativa di due dipartimenti del nostro Ateneo, appunto, Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Dipartimento di ISIME, e poi a seguire vedremo il Dipartimento di SFC. E in questo frangente non posso fare altro che cedere la parola al Rettore per un breve saluto di benvenuto. Che ovviamente insomma, facciamo di buon cuore perché questa appunto è una manifestazione in presenza che riapre appunto gli eventi in presenza del nostro Ateneo. Prego. Grazie. Grazie Francesco. Buon pomeriggio alle studentesse, agli studenti, ai genitori che ci seguono qui in presenza e anche a coloro che ci seguono a distanza. È bello potervi salutare di nuovo guardandovi negli occhi da vicino. Abbiamo avuto un lungo periodo di lockdown, ma vediamo la fine del tunnel e di questo siamo molto felici. Che dire? L'Università dell'Aquila vi dà il benvenuto, io ve lo do in qualità di rettore, in un momento cruciale, che è quello della scelta del corso di laurea che gli studenti dovranno fare. E come rettore dell'Aquila ve lo do dicendo che l'ACTA è uno degli Atenei, una delle istituzioni accademiche più importanti del Centro-Sud, che eroga circa 70 corsi di laurea, tra lauree triennali, magistrali a ciclo unico, e numerosi corsi poi post laurea tra dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master di primo e di secondo livello. Ma di questo vi parleranno dopo di me in maniera dettagliata il referente per l'orientamento Francesco Gianzanti e i delegati dei due dipartimenti che ringrazio molto molto per l'impegno che pongono in questa attività. Ora si conclude un anno che abbiamo svolto a distanza o in modalità mista, quindi in una modalità inusuale. Ciò nonostante siamo riusciti a garantire tutte le prestazioni necessarie che sono servite a validare la regolarità dell'anno accademico e dei percorsi di studi. Di questo siamo fe molto felici. Ringrazio lo staff tecnico che ci ha garantito questa possibilità. E che è stata, devo dire, molto apprezzata sia all'interno dell'Ateneo, dagli stessi professori e personale dell'Ateneo, che dagli utenti. Molto è stata apprezzata dagli studenti. Però questo io spero che sia un momento quasi conclusivo. Noi guardiamo in avanti e quello che voglio dire, l'ho detto or ora ai colleghi, stasera uscirà un mio comunicato in cui si dice che l'Università dell'Aquila vuole ripartire in presenza, vuole tornare a quello che c'era prima del lockdown. Vuole ripartire in presenza perché abbiamo aule capienti, come potete vedere, per ospitare in sicurezza gli studenti, abbiamo laboratori e strutture di supporto che sono capaci di operare anche in condizioni emergenziali, abbiamo un sistema informatico che ci consente il monitoraggio e il tracciamento delle persone. Quindi siamo in grado di far fronte a qualunque tipo di emergenza. Quindi abbiamo tutto ciò che serve per poter ritornare fisicamente a contatto. E questo è quello che vogliamo offrire ai nostri studenti, cioè vogliamo dare la possibilità che tornino ad apprezzare in questo luogo le attività didattiche, le attività di ricerca, ma anche la possibilità di familiarizzare, socializzare, cioè fare comunità, che è l'aspetto più bello della vita universitaria, quello che alcune corti non hanno ancora apprezzato e che speriamo possano apprezzare a partire dal prossimo mese di settembre-ottobre. L'Università dell'Aquila, come vi ho detto, è multidisciplinare e vi offre, vi mette a disposizione, cari ragazzi, tutte le sue conoscenze, i suoi saperi, che spaziano dalla medicina, all'ingegneria, dalle scienze umane alle scienze tecniche, solo per dire le principali.
ma vi metto a disposizione anche un altro patrimonio importante, che è quello delle buone pratiche, della vicinanza, della possibilità di interloquire, dell'attenzione e della sensibilità. Quando voi sedrete in questo ateneo, troverete una corte di persone, di dipendenti, professori, personale tecnico, personale amministrativo, personale delle biblioteche che saranno a vostra disposizione per intercettare le vostre esigenze e dare una soluzione. In percorsi che a volte sono oggettivamente impegnativi, ma sicuramente troverete il supporto di tanta gente che vi sarà vicina e vi faciliterà la vita. Non voglio parlare oltre, mi sembra di aver detto abbastanza. Vi ringrazio per essere presenti e per seguire, vi ringrazio per seguire con attenzione, diciamo, le presentazioni che vi verranno fatte, perché essi saranno il segreto iniziale della scelta più appropriata che potete fare, quindi conterranno in qualche modo la chiave iniziale del vostro successo negli studi. Vi auguro buona permanenza, vi auguro di poter ascoltare e magari poi mi risentirete di nuovo più tardi se rimarrete per l'altro dipartimento, perché ripeterò le medesime cose, non è che vi è un repertorio troppo ampio di cose da dire. Buon pomeriggio, grazie per essere venuti. Grazie. Ci apprestiamo tra poco a fare la presentazione della quarta formativa del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica e passo la parola alla vice direttrice, professoressa Donatelli, che ovviamente anche lei poggerà come direttore, come il rettore, facendo le veci del direttore, i saluti ai ragazzi in questa occasione. Buon pomeriggio a tutti, vi porto innanzitutto i saluti del direttore del nostro dipartimento che per impegni suoi personali si dispiace molto di non poter essere presente. Allora, io sono la vice direttrice del Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica che adesso vi sta ospitando. Do quindi il mio benvenuto a voi che siete qui e a tutti coloro che seguono da casa. Allora, a cosa dirvi? Come già detto il rettore, siamo molto contenti che dopo lungo tempo abbiamo finalmente potuto organizzare, no? C'è stata questa occasione di questo pomeriggio di cominciare ad incontrarci di persone, a condividere un po' lo stare insieme. E anche questo un inizio di vita accademica, diciamo così, un primo passo, lo stare insieme agli altri. E per quanto riguarda, diciamo, un po' il nostro dipartimento, lo vedete un po' dal nome, no? Un nome lunghissimo. Ma qual è il significato di questo nome lungo? È che stiamo cercando di far convivere insieme tre anime, tre specialità: matematici, informatici, ingegneri dell'informazione, automatici e telecomunicazione. Ed è proprio questo quello che oserei definire un po' un punto di forza del nostro dipartimento e della nostra offerta formativa, perché come vedrete dai miei colleghi che adesso andranno ad illustrarvi, quelli che sono i corsi di studio a cui voi potete accedere, ogni corso di studio ha la sua specificità, peculiarità, particolarità, però il fatto di vivere insieme è, diciamo, un valore aggiunto, perché con le conoscenze che acquisiamo c'è un continuo confronto tra una disciplina e l'altra, e allora questo per come adesso sta evolvendo un po' la nostra società, si va sempre più avanti verso una sorta di interdisciplinarietà, non siamo più così un po' compartimenti l'uno separato dall'altro. Allora, questo è un qualcosa che crescendo qui con il nostro aiuto, insieme a noi, potrete apprezzare negli anni. Allora, non mi voglio dilungare oltre perché non voglio rubare tempo ai miei colleghi che hanno preparato delle belle presentazioni e lasciare tempo anche e soprattutto a voi per le eventuali domande. E allora vi rinnovo il mio benvenuto e faccio a tutti quanti voi i miei migliori auguri per il vostro futuro, perché adesso state intraprendendo, diciamo, un nuovo periodo della vostra vita e vi auguro che sia il più soddisfacente e ricco possibile. Ancora benvenuti a tutti. Grazie professoressa Donatelli. Adesso chiamo il padrone di casa di questa sessione, il professor Francesco Ronetti, che modererà gli interventi di oggi pomeriggio e presenterà diversi relatori. Prego, professore. Grazie, mi presento Francesco Leonetti e ricordo com'è la struttura di questo paio d'ore del nostro dipartimento. Abbiamo una ventina di minuti per la presentazione di matematica con Anna Guerrieri e Alessandro Vannini, poi abbiamo un'altra ventina di minuti di presentazione
corso di laurea in informatica con Davide Di Ruscio e Giulia Scoccia, e poi un'altra ventina di minuti per il corso di laurea in ingegneria dell'informazione con Alessandro Di Innocenzo e Luis Felipe. Quindi dopo circa un'oretta poi abbiamo uno spazio per domande. E parteciperanno anche i responsabili di questi tre corsi di laurea. Per il corso di laurea in matematica, la collega Barbara Nelli, per il corso di laurea in informatica, il collega Henry Guccini, e per il corso di laurea in ingegneria dell'informazione, Daniele Prigioni. Allora, la collega Anna Guerrieri e Alessandro Vallini per matematica. Buongiorno. No. Perfetto. Grazie. Come sì, quindi fai la condivisione. Poi spostisco, fai condividi. La deschi da là. Ah, ho capito, Schermo 1. perfetto. No, schermo 1. Questa? Prima schermo 1, prima a sinistra. Clicca di volta. Ok. Ah, Poi adesso adesso comparto voglio lo iniziare schermo. la presentazione. Scorre? Se la vedete qua, se la vedete qua è a posto. Non è in forma la presentazione. Beh, intanto però vi parlo. Buongiorno, allora io mi chiamo Anna Guerrieri. Okay. Io mi chiamo Anna Guerrieri, sono una docente di matematica e devo parlare nel microfono. Come vedete, la nostra vita è diventata più complessa di una volta, non c'è dubbio e voglio partire così. Però stiamo tutti condividendo questa complessità e quindi non ci scoraggiamo mai qua all'Università dell'Aquila. Allora, prima di tutto voglio partire da un augurio per tutti voi. Voi siete qui per scegliere cosa fare nel futuro. Oggi scoprirete delle cose, magari già ci state pensando. Il mio augurio, la mia esortazione è scegliete quello che vi appassiona di più sempre. Io oggi vi parlerò di matematica. Quando ho scelto matematica l'ho fatto per passione, lo dico con sincerità. Ragionavo anche sulle motivazioni di lavoro, naturalmente, a posteriori, ma quello che mi trascinava in avanti era veramente la passione per questa materia. E quindi cercherò, un po' descrivendovi qual è il nostro corso di laurea, di comunicarvi questa passione. Allora, vediamo se. Ok. Perché matematica? Diciamo che mi viene abbastanza facile parlare di matematica oggi, dopo 2 anni in cui fortemente ne abbiamo sempre sentito parlare. Noi viviamo al di là di quello che stiamo vivendo attualmente, viviamo sempre di più una età storica dove abbiamo a che fare con l'incertezza di una società sempre più tecnologica, complessa, attraversata da situazioni difficili anche da decrittare, basta pensare anche ai cambiamenti ambientali, da comprendere non sono facili. Quindi la scienza è al centro di questo scenario e la matematica è il linguaggio della scienza. Io qua vi ho messo anche il riferimento di un sito di divulgazione matematica che si chiama MathMaths, perché al di là delle scelte che farete, mi fa piacere se comunque restate connessi all'idea di sviluppare sempre di più la vostra cultura matematica. Allora, la matematica serve per comprendere la realtà, per riuscire a fare, ipotizzare delle previsioni, per immaginare realtà alternative e per scoprire comunque all'interno della realtà strutture stabili, quelle che noi poi, insomma, magari categorizziamo all'interno dei teoremi. La matematica usa il pensiero logico, una continua analisi dei contesti e delle strutture, riconosce i modelli nella realtà circostante e costruisce modelli che possono servire, si occupa dell'organizzazione e della gestione dei dati, costruzione di algoritmi, risoluzione di equazioni,
naturalmente è fatta di dimostrazione, ma si occupa anche di riflettere su se stessa, soprattutto quando i matematici e le matematiche si interrogano su come comunicare la matematica e insegnare la matematica. Qua vi porto alcuni dati che ho estratto dall'Alma Laurea, in generale non riguardano la nostra università in particolare. In generale, chi si iscrive a un corso triennale di matematica riesce a farlo all'incirca in 4 anni, il 21% circa ha svolto tirocini formativi e l'80% sceglierebbe di nuovo quel corso di laurea. Io vi ho portato questi dati sia per darvi un'idea di cosa vuol dire poi nazionalmente fare matematica, ma anche perché all'Università dell'Aquila li abbiamo migliorati e quindi ci tenevo un po' a dire che facciamo tirocini formativi, ma soprattutto noi abbiamo abbassato i tempi di laurea perché siamo riusciti a evitare nel nostro corso di laurea proprio sia l'abbandono sia i tempi morti, diciamo. Sui laureati magistrali, questi sono i dati, abbiamo in genere una laurea magistrale che è fatta di 2 anni, si finisce in 2 anni e mezzo. E l'83,4% risceglierebbe quella magistrale nello stesso Ateneo. Come condizione occupazionale dei matematici, ci interessa sapere che a un anno da una laurea magistrale, cioè finiti i 5 anni, l'88,5% lavora e a 5 anni dalla laurea almeno il 90,2% lavora. Ma cosa fa un matematico e cosa fa una matematica? Questa a volte è la domanda che più mi viene chiesta. E abbiamo un sito che ci racconta e ci spiega, perché da un po' di anni noi matematici e noi matematiche ci teniamo particolarmente a raccontare cosa facciamo. E si chiama Mestieri dei Matematici. Come vedete raccoglie tantissime cose: astronomia e spazio, comunicazione scientifica ed editoria, e sulla comunicazione scientifica noi stiamo investendo come università. Data science, economia, finanza, assicurazioni, imprenditoria, trasporti, medicina, scuola, ricerca e sviluppo, di tutto. Faccio riferimento a quello che ci diceva la professoressa Donatelli prima. Anche noi siamo un dipartimento interdisciplinare, proprio per questo. Noi lavoriamo, matematici, matematiche, ingegneri, ingegnere, molto insieme. Quindi dovete immaginare un mondo del lavoro in cui chi fa matematica in realtà fa tante cose che non avremmo magari immaginato prima rispetto a questa scienza. Questo è il nostro sito, ma ci potete trovare facilmente. Voglio essere piuttosto breve, spero esaustiva, sulla struttura delle nostre lauree. Noi abbiamo una laurea triennale e 3 magistrali. Le magistrali sono in matematica, in ingegneria matematica e in modellistica matematica. Abbiamo poi una scuola di dottorato, perché per noi la matematica va dalla A alla Z, dall'impararla a farci ricerca. La cosa interessante è che la nostra università sta venendo premiata per il lavoro che veniva prima descritto dal rettore o dalla vice direttrice. E nei ranking di Shanghai, diciamo uno dei ranking più importanti mondialmente, il nostro corso di laurea risulta tra i migliori 200 al mondo e al decimo posto in Italia. Questo per un'università media è un risultato estremamente importante di cui andiamo particolarmente fieri. Nella triennale, cioè nei primi 3 anni, lo so, arrivano sempre domande su ci sono numeri chiusi o no? No, non ci sono e abbiamo un test talk che però non fa da sbarramento. Poi su questo forse potete fare altre domande, ma insomma non c'è uno sbarramento. Le competenze base sono l'algebra, l'analisi numerica, la fisica matematica, la geometria e la probabilità per i primi 2 anni, 2 anni molto, diciamo, pieni di cose di base, e il terzo anno inizia a differenziarsi. Ecco qua quello che vi dicevo però. Univac Math ha ridotto i tempi per la laurea, pressoché azzerato la percentuale di abbandoni. Il 90% degli studenti che fa la triennale prosegue con il 2, con una magistrale. Il 10%, anche questo è un dato interessante, va direttamente a lavorare nel privato. Okay. Il più 2 di matematica, cioè la magistrale di matematica, è una laurea internazionale in inglese e completa la formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Cerchiamo di essere comunque su quelli che vengono chiamati trending topics,
cioè quelle che sono le aree più moderne di lavoro, la finanza, i big data, la crittografia, i problemi di traffico e trasporto, ma anche sulla comunicazione scientifica e sulla didattica, perché riteniamo un impegno morale dei matematici e delle matematiche formare la società e costruire una società informata e capace di comprendere certi aspetti quantitativi. Poi abbiamo le due magistrali di ingegneria matematica e modellistica matematica che vi cito soprattutto per farvi vedere gli aspetti di internazionalizzazione, questa è la prima di ingegneria matematica, ma soprattutto certi sbocchi occupazionali. Qua per esempio si parla di modelli matematici in biologia e medicina. Sono titoli a doppio titolo, cioè diciamo vengono realizzati in consorzio con altri atenei. Qua vedete rappresentate Polonia, Ucraina, Svezia, Repubblica Ceca, Portogallo. In modellistica matematica troviamo modellistica per l'oncologia, la fluidodinamica, le immagini biomediche, ma anche le scienze sociali, l'ottimizzazione, i sistemi complessi, di nuovo la finanza. E abbiamo come sedi partner Amburgo, Barcellona, Vienna, Nizza. La matematica non si fa da soli, si fa insieme e si fa insieme a livello mondiale. Questi, per chi è interessato, sono i siti di questi consorzi, diciamo. Io sto correndo per un motivo, perché voglio dare la parola a lui, che è un nostro studente che vi racconterà com'è studiare e fare ricerca qua da noi. E voglio quindi arrivare a chiudere con alcune informazioni interessanti, cioè perché fare matematica a Univa? Beh, il rapporto docente-studente è ottimale, questa cosa ve la diremmo tutti oggi. La inizio io, ma la sentirete dire tutti, ma guardate che è fondamentale, perché è nel rapporto diretto con i vostri docenti che si impara, nel rapporto diretto tra voi studenti che si impara. Viviamo di programmi di relazioni in relazioni internazionali per ottimi motivi, perché il mondo del lavoro ora è internazionale. La nostra ricerca scientifica è all'avanguardia, come certificato ormai dai rankings di Shanghai. Cerchiamo di sostenere gli studenti con le borse di studio dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica. Abbiamo un sistema di tutorato e di potenziamento, in cui gli studenti che entrano al primo anno sono sostenuti dagli studenti più avanzati. Abbiamo risorse per gli studenti con disturbi di apprendimento e con disabilità, e ne abbiamo, e fanno tranquillamente il loro corso di laurea. E abbiamo avviato dei progetti anche culturali per gli studenti, proprio per aumentare la cultura generale matematica, qualsiasi settore della matematica loro stiano scegliendo. E abbiamo scelto anche di essere presenti sui social media con un gruppo Facebook che è Love MathAQ, che raccoglie non soltanto gli studenti, ma tutti quelli che sono interessati alla matematica. È una nostra maniera di fare cultura. Questi sono i nostri riferimenti, quindi se volete avere informazioni anche a posteriori sull'orientamento al corso di laurea in matematica, io sono Anna Guerrieri, ma ci sono anche altri colleghi, Maria Rosaria Enea, ma anche per le due magistrali di modellistica e di ingegneria matematica, Marco Di Francesco. A questo punto io lascio la parola a te Alessandro Vannini, il nostro studente, e vi parlerà. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro e come diceva la professoressa sono al secondo anno di dottorato qui all'Aquila, dottorato in matematica e modelli e col mio intervento volevo darvi un'idea, raccontarvi un po' cosa significa al giorno d'oggi fare ricerca in matematica. Avendo appena terminato le scuole superiori, l'idea che avete della matematica è relativa ai programmi che avete fatto, quindi avete fatto un po' di algebra, un po' di geometria analitica nel piano, nello spazio, trigonometria, e poi in quinto superiore l'ultimo argomento che avete fatto è lo studio di funzioni con derivate integrali. E magari qualcuno di voi è riuscito ad arrivare anche ad equazioni differenziali. Per chi non le ha mai incontrate, un'equazione differenziale cos'è? È un'equazione in cui l'incognita non è più un numero, ma una funzione. E noi sappiamo che le funzioni sono uno strumento molto utile a descrivere fenomeni nel mondo che ci circonda, come per esempio il moto di un oggetto, oppure l'andamento del prezzo di un prodotto, oppure la diffusione di una malattia.
E in che modo appunto quindi il matematico sfrutta questi strumenti per spiegare il mondo che ci circonda? L'esempio della questione differenziale è quello forse a voi più vicino che potete aver visto nel vostro percorso di studi, perché vi dà uno strumento con il quale, conoscendo quella che è la derivata di una funzione, si è in grado di ricostruire la funzione di partenza. Quindi siamo in grado di descrivere un fenomeno studiando come sta variando, e questo potrebbe ben capire che è una cosa fondamentale e molto utile per descrivere fenomeni. Questo perché innanzitutto la matematica è un linguaggio, e se vogliamo il mestiere del matematico è quello imparare a utilizzare questo linguaggio che è estremamente utile e versatile per descrivere i fenomeni che ci circondano. E questi fenomeni possono essere fenomeni naturali come elettromagnetismo o lo scorrere dell'acqua in un canale, oppure fenomeni sociali come il traffico, oppure la diffusione di opinione sui social, o ancora una modellizzazione ancora più astratta come l'organizzazione di una grande mole di dati. Tutti questi argomenti che ho citato sono l'accomunati dall'avere un particolare settore della matematica che è particolarmente utile a descriverlo proprio come linguaggio. E questo poi è da ricordare che la matematica non è come hanno citato anche altre professoresse, non è a compartimenti stagni in cui chi studia una cosa fa solo quello, solo quello, solo quello, ma c'è molta comunicazione. L'aspetto sociale della matematica è un aspetto veramente sottovalutato, perché spesso uno sa l'idea del ricercatore come quella persona che vive un po' lontano dal contesto sociale, no? Chiuso al laboratorio e lì da solo fa gli esperimenti e lavora. E questo appunto è un discorso che vale non solo per il ricercatore in matematica, ma per qualsiasi disciplina. E invece no, cioè è totalmente diverso. Al giorno d'oggi fare matematica significa seguire seminari, andare a convegni, conferenze che per sfortuna in quest'ultimo anno sono stati un po' limitati, però al contempo io come dottorando ho avuto la possibilità nella stessa giornata di seguire un seminario in Giappone la mattina e uno magari in Brasile il pomeriggio. Sarebbe stato più bello ovviamente essere in presenza, però questo serve a sottolineare quanto è importante lo scambio di idee e quanto può essere utile per arricchire il proprio bagaglio culturale. Quindi in generale, un secondo. Facile parlare maschio. Esatto. Diciamo, un aspetto fondamentale per fare ricerca in matematica è quello di sviluppare una rete di contatti, e in questo devo dire che UNIVAC con i suoi percorsi comunque internazionali riesce a dare veramente un impulso in questo. Questo perché appunto un matematico per poter lavorare in maniera efficace ha bisogno di rimanere sempre aggiornato, no, sul settore che sta studiando, ma anche su quelli limitrofi, perché come dicevo non è così settoriale, cioè si può sempre utilizzare il risultato di un'area in un'altra, magari ancora non si sa, ma tra un mese o 30 anni magari si può scoprire che quella cosa sviluppata si può applicare in mille mila altri modi, in mille mila altri settori. E questo è bello perché è sempre una sorpresa capire, scoprire come questo può accadere. E per quanto riguarda la mia esperienza, posso raccontare appunto cosa significa fare poi effettivamente il dottorato. Il dottorato è un percorso formativo successivo a quello della laurea magistrale. Ci si accede tramite un concorso, una preselezione per titoli e poi un colloquio orale in cui uno cerca di raccontare quello che, diciamo, ha fatto finora e intende fare come progetto di ricerca. E nel mio specifico mi occupo di geometria e geometria differenziale, quindi continuo a utilizzare strumenti come derivate integrali per studiare e capire come è fatto un oggetto geometrico. E anche in questo, anche se è un aspetto molto più astratto della matematica, diciamo, se vogliamo fare una distinzione fra matematica pura e applicata, il lavoro che faccio si rispecchia più nella matematica pura, ma non viene meno il concetto di modellizzazione, cioè cercare di ispirarsi a fenomeni naturali,
o quantomeno problemi che hanno una controparte reale applicativa che possono guidare il nostro diciamo, sentimento di ricerca. Tornando pure al discorso su cui voglio mettere molto l'accento, visto poi cioè, il dottorato che faccio si chiama proprio matematica e modelli, vorrei sottolineare proprio come è importante per la scienza l'utilizzo del concetto di modello matematico. L'esperienza, beh, di quest'ultimo anno l'abbiamo sentita due più volte, no? Al telegiornale l'espressione modello matematico. E tutto sommato, in maniera molto semplificata, con i dovuti accorgimenti, è quello che dicevo all'inizio, ovvero un'equazione differenziale. È il prototipo tipo di modello matematico. Il lavoro di un matematico, quindi, è prima di tutto in partenza un processo creativo, perché deve essere in grado di capire. Saper trovare qual è lo strumento giusto per descrivere un determinato fenomeno. E poi, una volta che ha trovato il linguaggio giusto da utilizzare, lo comincia a applicare e comincia a fare magari delle simulazioni, magari al computer se il problema è molto complicato, e comincia a fare delle previsioni. Quindi è normale che un aspetto così universale è molto utile in generale per qualsiasi disciplina. Non so come tempi. Ok. Vabbè, volevo lasciare allora. Ho pensato una frase molto carina che rappresenta un po' quello per me pure la matematica. È una frase di Poincaré, che è un matematico francese delle prime del Novecento, è uno dei più grandi matematici mai vissuti. Che diceva che la matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse. Ed è molto carina perché incarna in questa frase il concetto che il linguaggio, il saper studiare le relazioni tra gli oggetti che noi descriviamo in questo linguaggio è proprio parte integrante della materia stessa e c'è tanta creatività. Quindi se pensate che insomma un approccio del genere così ai problemi vi possa interessare, matematica credo possa essere una scelta che soddisfi i vostri insomma, desideri e prospettive per il futuro. E quanto alla mia esperienza personale, alla fine ho scelto matematica un po' per indecisione in realtà. Mi piaceva in generale una qualsiasi disciplina scientifica, quindi matematica o fisica o ingegneria. E alla fine il motivo per cui ho scelto matematica è che da persona curiosa che mi interessava sapere più cose possibile, ho pensato semplicemente, ok, cerco di imparare prima il linguaggio e poi deciderò bene cosa studiare. E per il momento, insomma, sta andando bene. E spero che sarà così anche per voi. Sì. Ah, non so se la vogliamo fare ora o se ci vado, direi le sì, come volete. Allora, fermo restando che poi dopo alla fine ci sarà un altro periodo per domande, se Se c'è qualche domanda in più. qualcuno ha una domanda subito ai due colleghi che hanno appena parlato, può farla. Se c'è qualche domanda C'è impulsiva. una mano alzata? Allora, il nostro test, allora, è un test Talk Cisia che serve per autovalutazione, cioè voi lo fate, ma non comporta nessun debito in nessuna maniera. Quindi non è né restrittivo, quindi non crea un numero chiuso, diciamo una non entrata, ma neanche il non riuscirlo a fare crea un debito. Questo perché? Chi viene a matematica in genere è interessato alla matematica, quindi il test gli serve soprattutto per capire quali sono i suoi punti critici. Ma noi ricominciamo da capo e la nostra, diciamo, lavoro con i ragazzi che entrano è tale per cui non abbiamo bisogno di attribuire dei debiti. Quindi il nostro test è soltanto di autovalutazione.
Abbiamo qua la presidente del corso di laurea che mi guarda e ho detto la cosa giusta. Esatto. Sì, devi venire qua Questa, posso parlare qui Sì, forse? Qui, esatto. qui, qui. Questa è una domanda che poi verrebbe fatta dopo in ogni caso, quindi intanto rispondo. Ha detto tutto benissimo la professoressa Guerrieri, quello che posso aggiungere è che c'è un corso apposito che si chiama Matematica di base o Matematica Zero, a seconda poi del corso di laurea. E comunque per matematica c'è questo corso di matematica di base che serve per colmare le eventuali lacune che gli studenti, soprattutto che non hanno magari raggiunto il punteggio giusto al test CISIA, sono particolarmente invitati a frequentare con un piccolo test finale, ma appunto è un aiuto in più che vediamo per avere delle competenze in più. Però appunto sono competenze che tipicamente sono competenze che uno dovrebbe avere dalla scuola. Se per qualche motivo mancano, ve le diamo. Quindi, insomma, volevo aggiungere solo questa cosa del test, del percorso, insomma, del corso di matematica di base. Subito prima. Appena prima, Due sono una settimane. trentina di ore circa che vengono fatte in 2 settimane circa questi corsi, che tra l'altro vengono fatti tipicamente da persone molto giovani. No, non sono per esempio persone come il dottor Bannini, E quindi che sanno sanno interagire. interagire molto bene, sono sempre disponibili, quindi insomma, questo. Va bene? Scusate che ma mi Prego. sembrava. Sì, però avete capito qual è il concetto. Per matematica non crea debite. Altre domande? Allora, non vedo mani alzate, poi tanto in ogni caso c'è alla fine un altro tempo. Adesso abbiamo informatica con Davide Tiruscio e Giulia Scoccia. Prego. Già in condivisione? Sì. Ah, condividi anche il video per c'è di finale. Sì, no, no, dopo, no, io no. Ok, allora vai anche quello che se Quindi io lo andrei. vedi su schermo c'è già non lo vedi là Ok. appena uscito mi si mette su vista. Ok. Ok, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie di partecipare a questo evento. E in questo, slot a disposizione, vorrei darvi delle buone ragioni ovviamente per studiare e per studiare informatica e perché farlo qui all'Aquila. Quello che faremo è appunto introdurre un pochino il nostro corso di laurea di informatica e poi darò spazio anche ad una nostra studentessa che insomma, racconterà la sua esperienza come appunto studentessa di informatica. Allora, perché informatica? Su questo c'è, diciamo, la motivazione è piuttosto semplice, perché ormai qualsiasi dispositivo che oggi utilizziamo ha qualche pezzettino di codice, no, installato che lo fa funzionare. Quindi il software possiamo dire che pervade qualsiasi dispositivo, qualsiasi soluzione, e quindi e qualcuno il software lo deve sviluppare, lo deve progettare, lo deve realizzare. E quindi in un periodo di incertezza. L'incertezza è quello che possiamo dire è che appunto il software rappresenta una certezza in un contesto di questo tipo. Perché appunto, come vi ho detto, il software è ovunque e quindi diciamo il software come anche l'ICT in generale. Scusami, Maurizio, non siamo in condivisione. Non siamo in condivisione? Scusate. Appunto, avevo chiesto. Ci siamo? Penso di sì. Ok. Se puoi magari controllare con Maurizio, se no? Ok. Quindi dicevo, l'informatico, l'ICT appunto rappresentano una certezza e noi che cosa facciamo quindi qui all'Aquila? Cerchiamo di dare le fondamenta sia teoriche che pratiche, no? Dell'informatica, visto come appunto uno strumento per affrontare le complessità dei sistemi e le tecnologie che appunto riguardano i contesti che noi andiamo a trattare. C'è un'enorme richiesta del mercato del lavoro, quindi una delle domande che spesso riceviamo è se
studiare informatica ha dato poi la possibilità, diciamo, quali sono le prospettive occupazionali di, diciamo, di un corso di laurea di informatica. Su questo ci ritornerò tra un pochino, però possiamo considerarlo come veramente come un assegno circolare, perché diciamo, noi facciamo veramente fatica a soddisfare tutte le richieste che ci vengono dal mondo, diciamo, dalle aziende con le quali collaboriamo. E perché appunto, come dire, la richiesta è molto ampia rispetto ai laureandi che riusciamo effettivamente a formare, ai laureati che riusciamo a formare. Vediamo un pochino più in dettaglio che cosa, perché informatica all'Aquila, quindi qual è il messaggio, perché secondo noi ha senso studiare all'Aquila. Prima di dire questo, diciamo, questa è la classica struttura di un corso di laurea, di un corso di laurea del, sostanzialmente abbiamo i primi 3 anni, quindi una laurea, diciamo, la laurea base, poi abbiamo la laurea magistrale, quindi ulteriori 2 anni per approfondire quanto visto nella laurea base. Succede che diciamo, alcuni studenti decidono di fermarsi dopo i 3 anni perché appunto la richiesta nel mondo del lavoro è molto alta, e noi consigliamo sempre ai nostri studenti e alle nostre studentesse di continuare comunque e di investire ulteriori 2 anni per poter poi aspirare a delle situazioni occupazionali molto, diciamo, migliori. Abbiamo anche un master in Mobile Web Technologies. Questo è un master che può essere appunto seguito dopo il conseguimento della laurea base. Una volta conseguito il master, comunque si ha la possibilità di iscriversi anche alla laurea magistrale, e diciamo, gli esami che sono stati sostenuti durante il master vengono comunque riconosciuti. Quindi questa è un'altra possibilità per comunque vedere in maniera molto più approfondita tecnologie, diciamo, complesse nell'ambito mobile e di tecnologie. E ovviamente abbiamo anche un dottorato di ricerca in ICT, la cui durata è di 3 anni. Di nuovo, come vi dicevo, prospettive occupazionali. Qui abbiamo dei numeri, sebbene c'è un rapporto molto recente, un rapporto Alma Laurea, che appunto dice, come dire, posiziona molto bene, benissimo direi, il Univac in generale, nel rapporto appunto 2020 del consorzio Alma Laurea, che coinvolge 76 università italiane. Quello che esce fuori è che, quindi, sono stati comunque considerati 655.000 laureati, e è stato, diciamo, osservato l'aspetto occupazionale di questi laureati. Quello che esce fuori è che in tutti i casi l'occupazione dei laureati Univac è migliore sia rispetto alla situazione regionale che a quella nazionale. Okay? Quindi, e questo è un qualcosa che, diciamo, è importante, indipendentemente poi dal corso di laurea che andrete a scegliere, qualora lo vogliate, qui all'Aquila. Nel rapporto si vede anche che i laureati in informatica si posizionano molto bene, in realtà risultano essere i primi dal punto di vista dell'aspetto occupazionale, anche rispetto allo stipendio. Quindi questo è un buon motivo, diciamo, un altro motivo aggiuntivo del perché ha senso studiare qui da noi e studiare informatica. Che cosa si insegna? Allora, una cosa importante è, non si tratta, essere un informatico di sicuro non è conoscere il linguaggio di programmazione e scrivere un pezzettino di codice. È qualcosa ovviamente molto di più, e vorrei dire questo facendo un esempio, prendendo in considerazione un'applicazione in Cina che probabilmente pochi conoscono, WhatsApp, e quindi vediamo questa applicazione dal punto di vista dell'utente. Noi conosciamo questa applicazione perché appunto ci permette di entrare in contatto con amici, gruppi, condividere documenti, video e così via, però questa appunto è la vista dell'utente, d'accordo? Questa applicazione è stata sviluppata da qualcuno, e c'è quindi qui c'è la vista del programmatore, quindi c'è il tecnologo, l'esperto di uno o più linguaggi di programmazione che è capace di sviluppare questa applicazione. Di nuovo, questo è soltanto una parte del problema e quindi una parte della definizione della soluzione, perché poi c'è la vista dell'informatico, quindi c'è la vista della persona esperta che prima di tutto deve andare a progettare l'applicazione in base a dei requisiti
sia funzionali che non funzionali, ovvero deve per esempio, nel caso di WhatsApp bisogna considerare che si tratta di un'applicazione che ha un numero importante di utenti attivi, ok? Deve essere un'applicazione che quindi soddisfi dei tempi di risposta in tempo reale, perché ovviamente voi scrivete un messaggio, ma pretendete che quel messaggio arrivi in destinazione il prima possibile, quasi in tempo reale. Deve un'applicazione che deve quindi garantire degli aspetti di privacy, disponibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi ci sono delle considerazioni che ovviamente l'informatico deve fare e l'informatico andrà quindi a progettare l'applicazione che poi andrà nella filiera dello sviluppo e così via. Quindi non si tratta soltanto di scrivere codice, ma si tratta quindi di scrivere software, progettare software di qualità, significa anche conoscere dei metodi che permettono di minimizzare i fallimenti, per esempio, soprattutto se stiamo parlando di sistemi, come dire, critici, no? Che coinvolgono anche la vita delle persone. Quindi noi insegniamo a gestire la complessità. Una cosa che vi posso dire, che una previsione che vi posso dire, è che se conoscete il linguaggio di programmazione oggi, quel linguaggio di programmazione sarà vecchio tra qualche anno. Se conoscete una tecnologia oggi, quella tecnologia sarà vetusta tra qualche anno. Ok? Quindi è quello che noi, oltre quindi a insegnare le competenze nelle tecnologie che possono essere di interesse oggi, quello che insegniamo è anche la conoscenza, cioè vi diamo gli strumenti e le fondamenta per poter poi, come dire, diventare poi esperti delle tecnologie del domani. D'accordo? E questo è un aspetto fondamentale, quindi c'è questa intersezione tra aspetti di competenza e di conoscenza. Che altro? L'organizzazione didattica, su questo andrò veloce anche perché ci sono degli opuscoli, se ancora non avete preso visione, fuori sono degli opuscoli che descrivono l'offerta formativa, i dettagli di tutti quanti i corsi erogati dal DISIM. Quello che vi posso dire è per quanto riguarda informatica, ovviamente abbiamo questa base, questo core importante di matematica e fisica e sui quali poi poggiano gli esami fondazionali di sistemi operativi, algoritmi e basi dati, di ricerca operativa, dei linguaggi di programmazione. Una cosa importante che voglio dirvi è che per ogni esame fondazionale noi associamo anche la parte laboratoriale, d'accordo? Sempre per seguire e per... Vuol dire seguire quella cosa che vi dicevo prima, competenza e conoscenza. Su questo, ecco, un'altra slide che vorrei commentare prima di dare la parola alla nostra studentessa, perché studiare informatica da noi? Allora, come vi dicevo, superbe opportunità di lavoro. Come diceva anche la professoressa Guerrieri durante la prima presentazione, c'è un ottimo rapporto docenti e studenti, quindi voi non siete matricole, avete la possibilità di interagire con i docenti, sebbene noi per esempio noi abbiamo l'obbligo, no, di definire un orario di ricevimento, d'accordo? Noi ce l'abbiamo, io ce l'ho il martedì pomeriggio, 2 ore, però diciamo noi abbiamo la possibilità di interagire con gli studenti qualora in qualsiasi momento loro vogliono, perché appunto abbiamo dei numeri che ci permettono di seguire lo studente durante il loro percorso e essere contattati per email, organizzare quindi degli incontri quando servono e così via. E questo appunto perché possiamo farlo? Perché il rapporto docente-studenti permette di farlo, d'accordo? Quindi non siete delle matricole. Ovviamente il corso di laurea dà la possibilità di iscriversi all'Ordine degli Ingegneri dell'Informazione e una cosa importante è che siamo molto appunto contenti del giudizio decisamente positivo che gli studenti hanno nei confronti del nostro corso di laurea. Quindi l'importante è studiare, come vi diceva la professoressa, studiare ciò che vi piace anche è importante, ovviamente date uno sguardo a ciò che vi dà futuro e l'informatica è una strada che il futuro ve lo può assicurare. Adesso vorrei chiedere appunto, dare la parola alla nostra studentessa, raccontarci un pochino la sua esperienza, no? Lei è studentessa appunto di informatica. Io sì, sono Giulia e sono una studentessa... Attualmente studentessa della magistrale di informatica, però sono stata studentessa alla triennale fino ad ottobre, quando mi sono laureata.
Io venivo da studi scientifici, quindi facevo un liceo scientifico e ovviamente non avevo le basi, diciamo, mettiamola così, che magari ti danno altri istituti come le industriali, il ramo informatico, cose del genere. E quindi probabilmente mi sentivo anche di partire svantaggiata rispetto a tante altre persone che comunque avevano una conoscenza maggiore, conoscevano linguaggi che io non sapevo, eccetera. Però devo essere sincera, non è stato poi così, cioè nel senso, comunque questa facoltà ti introduce a tutto, cioè non dovete pensare che sei qua, vieni buttato, vai, fai, ciao, e poi se ci riesci bene, se no, ciao. No, in realtà non è così, si inizia sempre tutto da capo, cioè è sempre un percorso molto... si parte dalle basi per poi arrivare a concetti ovviamente più complicati e tutto. L'unica cosa che vi dico è c'è tanta matematica, cioè non sottovalutate questo aspetto. L'informatica non è solo programmare, appunto sì, come diceva il professore, c'è alla base di tutto c'è informatica, c'è la matematica e c'è la fisica, perché queste sono discipline strettamente collegate e per esempio il mio percorso di studi al momento mi sta portando a fare studi informatici più legati alla matematica di quanto siano legati allo sviluppo software, per esempio, mettiamola così. Quindi non, l'informatica è in tutto, ma tutto è con l'informatica, detta molto banalmente. Cioè non si può pensare di avere una cosa escludendo le altre. E poi vabbè, per quanto riguarda il rapporto con i professori, è ottimo. Cioè io, come diceva il professore, non penso di essere mai andata a un orario di ricevimento e non so neanche quali sono, perché basta scrivere e ti dicono vieni, fai, dici e quindi non, gli orari di ricevimento non penso siano mai stati rispettati. E... No, nel senso, cioè, ci stanno, però chi li conosce non si sa. Cioè, in positivo, sì, assolutamente in positivo, perché non... assolutamente... Non volevo dire il contrario. E poi niente, c'è anche un buon... Cioè, considerate che, appunto, come dice il professore, molto sono laboratori, molti sono laboratori, quindi si creano anche rapporti molto stretti con i compagni di università, perché comunque molti laboratori sono dei progetti e comunque l'informatico è difficile e lavori da solo, quindi questa cosa aiuta anche... Nella quotidianità, perché a rapportarti con gli altri, comunque, non bisogna pensare che non si è mai da soli. E poi io lo dico, cioè, sinceramente, la scelta che ho fatta l'ho fatta anche in una previsione futura, perché comunque le prospettive sono alte, cioè le richieste sono alte. Vi dico solo che prima di laurearsi, a noi ci sono, cioè, io parlo per me, ma come per tanti miei compagni di università. Ci venivano già fatte proposte di lavoro, poi sta nell'interesse di ciascuno dire se lavoro o non studio. È così, purtroppo. Quindi poi starà a voi capire se volete continuare il percorso e studiare e ovviamente vedere le cose sotto un altro punto di vista, perché comunque maggiore è lo studio, maggiori sono le conoscenze, o fermarvi e diventare... dei numeri, perché in quel caso ve lo dico, cioè chi si ferma prima della laurea, l'ho visto per esperienza, diventa un numero all'interno di una ditta. C'è chi fa carriera, ma non è facile, insomma, sicuramente continuare lo studio è meglio, poi sta a chi, cioè poi sta a ciascuno di noi, insomma, le esperienze di ognuno non le posso sapere, ovviamente. E per il resto... Io invito chiunque abbia la passione per questa, cioè per l'informatica, a sceglierla, perché è veramente, veramente bella. Ma chi ha la passione e pensa di non avere le conoscenze, di non fermarsi a quello, perché comunque non è quello che limita, insomma, assolutamente. E per il resto non so. Grazie. Grazie Giulia, aspettate se magari c'è qualche domanda veloce subito. Sì.
Aspetta, non confondiamo, cioè nel momento in cui consegui il nel momento in cui consegui la laurea triennale, quindi stai dicendo se vuoi accedere alla laurea magistrale di ingegneria, comunque ci dovrà essere un riconoscimento di esami che non è automatico, ovviamente, no? Con la triennale. Ok. Se poi tu volessi iscriverti ad una laurea magistrale in ingegneria, ovviamente avrai delle carenze, questo lo capirai dopo la presentazione del professor Di Innocenzo, perché nel corso di studi in ingegneria dell'informazione ci sono delle competenze di tipo ingegneristico, quindi materie tipo elettronica, elettrotecnica, controlli automatici, che non vengono erogate nel corso di informatica e che sono un prerequisito per le magistrali in ingegneria. Quindi comunque di solito noi quello che facciamo quando un laureato triennale in informatica vuole iscriversi ad una magistrale di ingegneria, gli consigliamo di iscriversi alla triennale, ok? Perché deve recuperare talmente tanti crediti in materie tipicamente ingegneristiche che cioè, non potrebbe affrontare il percorso magistrale, ok? Quindi tu ti puoi iscrivere all'ordine degli ingegneri junior, non all'ordine degli ingegneri senior. Diciamo. Però con la magistrale di informatica... La magistrale di informatica. Però comunque non puoi iscriverti direttamente ad un corso di studi magistrale in ingegneria. Esatto. Scusate, ho preso la parola io. No, no, come presidente del CAD. Esatto. Altre domande? Ok, se no ringraziamo Davide e Giulia e adesso è il turno di Alessandro Di Innocenzo e Luis Felice. Per quanto riguarda ingegneria dell'informazione. Sì, perché poi c'è un piccolo rimbalzo. Non mi ricordo come si faceva la condivisione. Ah, non so. Che è successo? Sì, si deve condividere. Guarda, dobbiamo togliere la. Credo che dobbiamo togliere la condivisione. Mi dice esatto, finita per dire. Ma l'avevamo già fatto? No, mi sembra di me. Allora facciamo così: interrompiamo la condivisione. La rifacciamo. Sì. E ci dovrebbe essere un'opzione. Per video. Eccolo qua, va giù. Per testo, immagine, movimenti e video? Sì, che è. Questo? Ok. Sì, no, quello. Vediamo se lo schermo va, si vede? Sì, penso di sì. Fatto di fare la presentazione? No? Sì, faccio è alla fine del video. Ok. Allora. Perfetto, eccomi qui. Sono Alessandro Di Innocenzo e vi presenterò i corsi di laurea in Ingegneria dell'Informazione. E in particolare prima cercherò di farvi capire che cos'è l'informazione. E poi vi parlerò anche delle caratteristiche dei nostri corsi di laurea e dell'impatto e della possibilità di trovare lavoro, cosa molto facile sulla quale convincervi. Allora, ICT Engineering o Ingegneria dell'Informazione fondamentalmente è una disciplina che studia tutte queste cose scritte che voglio leggere una a una, quindi studia le tecnologie e le metodologie per acquisire, codificare, memorizzare, trasmettere, consultare, elaborare, utilizzare, visualizzare informazione. Che cos'è l'informazione? L'informazione è un qualcosa che è contenuta in dati, quindi dati per esempio del vostro computer, oppure segnali, come per esempio segnali in frequenza che vengono trasmessi da una parte all'altra del mondo. Quindi di che cosa si occupano gli ingegneri in ICT o dell'informazione? Come vedete, si occupano non soltanto del supporto fisico dei dati o dell'elaborazione dei dati, quindi la parte software e la parte hardware, ma si occupano anche di un altro aspetto, che è quello della dinamica dei sistemi fisici, come vedrete nel resto della presentazione. Quindi, per esempio, studiano, sfruttando il linguaggio della matematica, come diceva prima la professoressa Guerrieri, la dinamica di come un robot può eseguire certi movimenti, o di come un edificio può essere climatizzato con un efficientamento energetico, o come un drone può compiere delle manovre acrobatiche, oppure mantenere l'assetto nonostante le perturbazioni, per esempio, del vento.
cosa che per un drone piccolo è abbastanza impattante. Ok, adesso la fase semplice della mia presentazione. Vi devo convincere che l'ingegneria dell'informazione è rilevante nella nostra società, sia da un punto di vista del lavoro, sia anche da un punto di vista dell'interesse, di quanto sia interessante studiarla. Allora, innanzitutto nel 2020, se andate su Wikipedia, trovate che 8 su 10 compagnie, seguendo un ordine di capitalizzazione, fondamentalmente sono industrie dell'ICT. Se andiamo già 7 anni fa, erano soltanto 3 su 10 che si occupavano di ICT. Se andiamo a 12 anni fa, erano soltanto 2. Non so se è chiaro il trend, non c'è, credo, molto da dire. Riguardo all'occupazione, possiamo analizzare anche noi, sicuramente dati di Alma Laurea, e anche per l'ingegneria dell'informazione, come anche per le precedenti discipline di cui avete sentito parlare, è facile trovare lavoro. Come vedete, andando a prendere i dati di un esempio, ultima indagine 2019 del corso di laurea in ingegneria informatica e automatica, che come vedrete è una delle magistrali dei nostri corsi di laurea in ingegneria dell'informazione, il tasso di occupazione a un anno è del 100%. E il tempo medio dalla laurea di reperimento del primo lavoro è un mese, 1,3 mesi, insomma veramente poco. Quello che diciamo sempre ai nostri studenti che si laureano è: attenzione, calma, riceverete diverse offerte di lavoro, avete la possibilità di scegliere, quindi con calma scegliete quello che più vi piace, e questo non è poco, poter scegliere un lavoro che piace. Ora, se vogliamo andare a vedere anche altri dati rapidamente, perché insomma poi voglio passare la parola a Luis, se in questo grafico che è stato, come vedete, è stato pubblicato sul Sole 24 Ore, si basa sempre su fonti Alma Laurea come dati, se sull'asse delle X, le ascisse, mettiamo lo stipendio netto al mese, sull'asse delle Y, delle ordinate, mettiamo la percentuale di impiego, come hanno trovato facilmente lavoro i neolaureati, vedete che ingegneria dell'informazione è nella parte in alto a destra. Questo vuol dire stipendio medio piuttosto elevato e facilità di occupazione. Ma non ci vuole molto, insomma, immaginarlo. Un'altra cosa interessante, è soprattutto nel lato dell'ingegneria informatica, che come vedete è uno dei rami dell'ingegneria dell'informazione, e molti dei nostri studenti, terminata la magistrale, si inventano imprenditori e creano delle start-up. Questi sono alcuni esempi di nostri neolaureati che hanno realizzato delle start-up, in questo caso un sito sui giochi, un altro sulla realtà virtuale, un altro sui vini, giustamente. Va bene, quindi questi sono tutti i dati che in qualche modo fanno capire che in generale l'ingegneria dell'informazione ha un buon impatto nella società e può dare buone garanzie di un buon posto di lavoro. Andiamo a concentrarci un attimo sul perché studiare all'Aquila. Ora, questi sono dei dati del Censis, in particolare si riferiscono a una graduatoria italiana rispetto alla didattica in atenei statali, e in generale questo comunque si riferisce sia a ingegneria industriale sia a ingegneria dell'informazione. Ora, come vedete, l'Università dell'Aquila si trova al terzo posto dopo il Politecnico di Milano e l'Università di Genova per quanto riguarda la didattica in generale, al terzo posto. Mentre per quanto riguarda l'internazionalizzazione si trova addirittura al secondo posto dopo Trento. Io che interpretazione do di solito agli studenti di questa classifica? Allora, riguardo al primo grafico, quello sulla didattica in generale, nel quale siamo terzi, concordo con quello che hanno detto Anna e Davide prima, è fondamentale il rapporto docente-studente. Noi forniamo, eroghiamo una didattica non solo di elevata qualità, ma con un'attenzione allo studente. Questo ci permette di seguire lo studente passo passo, e questo è fondamentale soprattutto nelle attività di laboratorio, che nell'area di ingegneria sono sicuramente fondamentali. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, si possono dare diverse interpretazioni, come quelle che sono state date anche prima. Diciamo che un'altra interpretazione è che quando la qualità della ricerca scientifica è molto elevata, i contatti con università straniere chiaramente sono più fitti.
e più densi, e questo può portare più facilmente a, diciamo, può facilitare, catalizzare collaborazioni anche didattiche con altre università. Quindi questo è un altro punto di vista riguardo alla nostra posizione in classifica per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Ci sono tanti motivi per studiare i CT all'Aquila, e non mi soffermo molto, insomma, ma è fondamentale il rapporto docenti-studenti, poi insomma anche le tasse universitarie sono relativamente basse rispetto ad altri atenei e il costo della vita è anche molto basso, quindi insomma queste sono alcune ragioni che vi possono portare a iscrivervi all'Aquila. La qualità della formazione e della didattica sono senza ombra di dubbio eccellenti, come abbiamo visto nella slide precedente. Ok, adesso cercherò di spiegarvi quali sono le anime dell'ingegneria dell'informazione o ICT. Ci sono quattro anime che la costituiscono. C'è l'automatica, che insomma è quella, la materia che insegno, forse quella più difficile da intuire. C'è l'elettronica, le telecomunicazioni e l'informatica. Vediamo di scorrerle abbastanza rapidamente, dopo aver visto però come è strutturato il nostro corso di laurea. Per quanto riguarda la triennale, e anche qui vado rapidamente, nel primo anno vi massacriamo di matematica, fisica e geometria. La matematica, e lo ripeto perché è fondamentale, è il linguaggio della scienza, ma è anche il linguaggio della progettazione ingegneristica. È fondamentale. Però nel secondo anno, come diceva anche prima il professor Frigioni, iniziamo a introdurvi su tematiche che sono specifiche dell'ingegneria ed in particolare dell'ingegneria dell'informazione. Questi primi due anni sono comuni. Poi si sceglie tra una delle quattro aree di cui vi ho parlato prima, cioè automatica, informatica, TLC ed elettronica, e ci sono dei corsi più specifici. Poi ci sono le lauree magistrali, c'è una laurea magistrale che ha due anime, automatica e informatica, poi ce n'è un'altra sulle telecomunicazioni e un'altra in ingegneria elettronica. Queste sono le tre magistrali che possono portare al dottorato che abbiamo in comune con gli amici informatici in ingegneria e scienze dell'informazione. Adesso andiamo a esaminare rapidamente le quattro anime dell'ingegneria dell'informazione. L'automatica. Che cos'è l'automatica? Beh, forse da un esempio si capisce meglio. Tutti i veicoli, tutti i dispositivi oggigiorno sono dotati di sensori attuatori, quindi per esempio l'auto è piena di sensori e per la guida autonoma sono fondamentali anche attuatori per poter muovere sterzo, pedale e acceleratore in maniera automatica. L'automatica è quella scienza che studia gli algoritmi per regolare delle quantità fisiche in modo automatico. Per esempio, per mantenere l'assetto di un'automobile stabile, qui non si vede il video perché questo è un PDF, non è il PowerPoint, comunque quello che succede è che senza ESC, quindi il controllo di sbandata, chiaramente l'automobile va a sbandare quando cerca di evitare i birilli, con un controllo automatico che sfrutta sia i dati dei sensori e sfrutta anche algoritmi complessi, è possibile evitare che la macchina vada a sbandare. L'ABS, l'Auto Braking System, ne è un altro semplicissimo esempio. Il controllo di assetto. Qualsiasi veicolo, qualsiasi velivolo deve controbilanciare le forze della natura, quindi per esempio il vento. Mantenere l'assetto di un drone o di un aereo, soprattutto quando la forma è tipo questi aerei qui o comunque l'aereo di Snoopy, la cuccia di Snoopy, sembra impossibile poter mantenere l'equilibrio quando le geometrie sono molto strane, però la matematica ci può permettere, la geometria, ci possono permettere di riuscire a mantenere in equilibrio un velivolo anche quando sembrerebbe impossibile farlo volare. Passiamo all'ingegneria elettronica. L'ingegneria elettronica è chiaramente la tecnologia abilitante di tutta l'ingegneria dell'informazione. È presente in tutti i dispositivi che fanno parte dell'ingegneria dell'informazione, dalle memorie alle CPU, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi strumento, qualsiasi dispositivo di ICT contiene un'anima di elettronica. Questo corso, quest'anima e questo corso di laurea saranno spiegati meglio, sono già stati spiegati meglio durante la presentazione del DIE, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Aquila.
Ingegneria informatica, ecco qui chiaramente la domanda tipica magari che farete dopo e a cui risponderà sicuramente il professor Figgioni anche meglio di me è che differenza c'è tra ingegneria dell'informazione, ingegneria informatica e informatica. Beh, sicuramente vi posso dire di che cosa consiste l'ingegneria informatica. Si occupa dell'analisi, sviluppo e progettazione di sistemi di elaborazione dell'informazione e comprende una serie di parole chiave che sono sicuramente anche in comune con informatica. Una cosa che sicuramente posso affermare è che nella preparazione di un ingegnere informatico sicuramente sono presenti anche studi su discipline prettamente ingegneristiche, quindi come dicevamo controlli automatici, elettronica, reti di telecomunicazioni, eccetera. Quindi questo è sicuramente un aspetto che le va a differenziare. Telecomunicazioni, c'è bisogno di spendere molte parole? Direi di no, soprattutto in questo periodo ci accorgiamo che non possiamo neanche immaginarcelo più, un mondo senza telecomunicazioni, ok? Dallo smart working al gaming. L'unica cosa che posso dire è che l'Università dell'Aquila si trova in un habitat naturale per le telecomunicazioni. Diciamo, vorrei soltanto elencare un paio di tra le tante caratteristiche che la rendono veramente importante per la città dell'Aquila. Come sapete, la città dell'Aquila è stata scelta insieme a Milano, Prato, Bari e Matera per la sperimentazione del 5G che si è conclusa poco fa. E questo sicuramente è un aspetto rilevante. E sempre in questo contesto la ZTE nel 2017 ha aperto un centro di innovazione, ovviamente consorziato con l'Università dell'Aquila, all'Aquila. Quindi diciamo, questi due aspetti fanno capire quanto l'Aquila sia effettivamente una città delle telecomunicazioni. Ora, prima di lasciare la parola a Luis, giusto un cenno all'internazionalizzazione. Ci sono due percorsi in particolare nei corsi magistrali di ingegneria. Uno legato al corso di laurea in ingegneria informatica automatica, si chiama EPICO e prevede periodi all'Aquila, a Nantes, a Kiel e all'Università di Bucarest. E poi un altro percorso internazionale legato a un doppio titolo di laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni consorziato in accordo con l'Università Politecnica della Catalogna a Barcellona. Troverete sicuramente più informazioni sul nostro sito, siete liberi di fare domande e di guardare anche gli opuscoli che sono all'ingresso per avere più informazioni sul corso di laurea, informazioni più specifiche. Qualsiasi altra cosa chiedete pure via email. Va bene? Luis, vai. Dunque. Stessa cartella. Allora, vediamo un po'. Vado con questa. Ok. No, PowerPoint. Ah, ok. Aperto quest'altro, scusa. Sarebbe questo? Ok. Presentazione? No, ah, okay. Presentazione. Vai, dall'inizio. Ecco qua. Vai. Eccomi, mi presento. Allora, io sono Luis Florenzanna. Intanto vi anticipo che la mia presentazione sarà molto più informale rispetto a quella del professore Alessandro D'Innocenzo, visto che qui il mio obiettivo è quello di raccontarvi l'esperienza dal punto di vista di uno studente, quindi per questo motivo tratto da una storia vera. Entrando un pochino più nei dettagli, ho fatto la laurea triennale in ingegneria dell'informazione, in particolare ingegneria automatica. Successivamente ho proseguito con la laurea magistrale in informatica automatica ed infine due anni fa ho iniziato il dottorato di ricerca in ICT. Perché vi dico questo? Perché mi sono ritrovato quindi in tre momenti della mia vita a dover scegliere un'università per avviare un percorso di studi e per ben tre volte ho scelto l'Università dell'Aquila. L'obiettivo quindi della mia presentazione è andarvi a spiegare perché, il perché di questa scelta. Innanzitutto l'Università dell'Aquila l'ho vista da subito come un'università particolarmente attiva e viva. Questo perché ci dà l'opportunità di partecipare a numerosi eventi, tra cui vi ho riportato lo Street Science, che è probabilmente l'evento più grande che organizza l'università per accogliere la popolazione, la cittadinanza, per mostrare l'attività di ricerca che vengono fatte all'interno dell'Ateneo.
all'interno di questo evento, quindi si può partecipare, diciamo, insieme ai professori, andando a raccontare che cosa studiamo, che cosa facciamo, ma anche è possibile andarci a parteciparci con un gruppo di amici, eccetera, per usufruire di questo evento. Ad esempio, in questa foto che adesso non si vede, c'è un gruppo di amici che partecipava a una caccia al tesoro, nella quale venivano fatte delle domande di cultura generali, e alla fine c'era un premio da andare a scoprire. L'Università dell'Aquila inoltre ci consente di andare a organizzare degli eventi direttamente a noi studenti. In particolare in questa foto vedete le foto di un viaggio di istruzione che è stato organizzato dagli studenti di ingegneria dell'informazione per andare a visitare a Milano una fiera sull'automazione industriale. Questa iniziativa è stata finanziata interamente dall'università, in particolare a me e altri colleghi ci hanno dato circa 7.000 euro per andare per accompagnare tutti questi studenti, e quindi il costo dell'iniziativa è stato nullo per gli studenti. L'anno successivo lo stesso comitato ha presentato un'altra iniziativa culturale nella quale siamo andati a visitare l'IFA, che è una fiera internazionale che si svolge ogni anno a Berlino, dove vengono anticipati i prodotti principali dell'elettronica di consumo, quindi parliamo di televisioni, smartphone, videogiochi, ma anche device IoT che servono all'industria e alla popolazione. Diciamo, adesso un altro evento al quale ho partecipato è un workshop internazionale in Giappone, anche questo sponsorizzato dall'Università dell'Aquila, dove abbiamo avuto, io e altri colleghi dell'area di ingegneria, l'opportunità di visitare un istituto, un'università giapponese che si trova a Tokyo, e qui insieme a studenti giapponesi abbiamo effettuato, diciamo, dei piccoli progetti per poi presentarli alla fine godendo, diciamo, di questo scambio internazionale. Qui l'obiettivo quindi era quello principalmente di andarci a confrontare con degli studenti che avessero diciamo più o meno la nostra stessa età, però ovviamente una formazione che è completamente diversa. Pensate che non solo il titolo di studio era diverso, ma anche la forma mentis, parliamo di culture che potrebbero sembrare molto lontane tra loro. A questo punto vorrei raccontarvi anche come si vive all'interno dell'università, tornando un pochino agli esami. Qui vorrei rispondervi a perché invece mi sono iscritto in un corso di ingegneria dell'informazione nell'Università dell'Aquila. In particolare la cosa che mi piace è che hai l'opportunità di vedere e di studiare prima degli argomenti, delle nozioni che inizialmente possono sembrare puramente teoriche, però spesso c'è la possibilità di confrontarci con delle attività progettuali. In questo caso state vedendo le immagini di un progetto, di un'applicazione che aveva come obiettivo quella di aiutare gli studenti a cercare casa quando si trasferiscono all'università. In ambito di telecomunicazione abbiamo anche dei laboratori di analisi ed elaborazione dei segnali, e in particolare qui vedete degli studenti che stanno studiando un filtro, che diciamo un dispositivo che si utilizza per trattare i segnali prima della trasmissione. Ovviamente anche in ambito di ingegneria informatica abbiamo delle attività progettuali. Qui in particolare c'è un progetto di programmazione ad oggetti nel quale è stato realizzato un videogioco per andare, diciamo, a simulare Snake. Sempre in ambito di ingegneria informatica abbiamo il sistema embedded, nel quale abbiamo studiato diversi dispositivi, tra cui il robot che vedevate in figura. Infine, qui c'è la parte di elettronica analogica e digitale, nel quale si studiano appunto tutte le tematiche, però diciamo ho voluto dare un'area un pochino più simpatica alla presentazione per farvi capire che secondo me la cosa importante non è sicuramente importantissimo studiare e acquisire le conoscenze, ma l'università deve essere anche una bella esperienza, quindi è giusto che voi vi divertiate apprendendo e apprendiate divertendovi. Qui infine abbiamo il laboratorio di automatica,
nel quale abbiamo diversi dispositivi, tra cui il robot, il pendolo inverso, che è un sistema dove solitamente vengono testati degli algoritmi per analizzare l'equilibrio di sistemi, chiamiamolo in questo modo. Siccome diciamo siamo un pochino di parte, adesso vorrei approfondire la parte di laboratorio di automatica andando a farvi vedere un laboratorio dentro il laboratorio, chiamiamolo così, dove studiamo come utilizzare dei piccoli droni. I ragazzi del laboratorio hanno realizzato, in realtà non molto tempo fa, un piccolo video, ovviamente non professionale, speriamo che possa essere sia utile per farvi capire di che si parla e possa piacervi. Eccoci qui, grazie per l'attenzione.
Ci sono domande per loro subito e poi ripassiamo a domande anche per gli altri. L'avevo letta, mi sembra. È sul talk? Ho letto solo un pezzo, è la domanda su quella classica su quali sono i vincoli del talk per ingegneria. Ok, per quanto riguarda ingegneria, la partecipazione ai test CISI e al talk è obbligatoria, però non è vincolante per l'iscrizione. Ecco, poi non so se vuole parlare direttamente Daniele, con il microfono. Scusate, intervengo sempre io. Vai, Daniele. Allora, la partecipazione ai test, ai talk, che sono anche nel nostro caso dei test per valutare le competenze d'accesso al corso di studi in ingegneria dell'informazione, non sono obbligatori, non sono vincolanti e servono appunto per testare le competenze di base. Ovviamente chi supera questi test con un certo punteggio, che mi sembra sia 19, non ricordo, si può iscrivere tranquillamente al corso di studi. Chi invece dovesse avere un voto, diciamo, più basso di questa soglia, avrà degli obblighi, formativi aggiuntivi, che consistono semplicemente nel fare l'esame di analisi matematica 1 e geometria prima di qualsiasi altro esame. Ok? Proprio per compensare il fatto che nel test abbiano avuto un punteggio, diciamo, non sufficiente. Tutto qui. Però ovviamente sono i primi due esami del primo semestre, quindi è anche naturale, insomma, è un modo per aiutarvi, no? Per indirizzarvi. Cioè, in qualche modo, diciamo, venite indirizzati verso i primi due esami del primo semestre del corso di studi, che comunque sono propedeutici a tanti altri esami del prosieguo del corso di studi, e quindi vi consigliamo di farli prima. Questo è sostanzialmente. Il test è obbligatorio, si deve fare, poi se, anche se uno non lo passa, può iscriversi lo stesso, questo è importante. No, abbiamo dovuto, diciamo, proprio quest'anno, Ah, ecco. Barbara, diciamo, è testimone, addirittura modificare i nostri regolamenti perché i nostri regolamenti riportavano l'obbligatorietà del Ah, test ecco. CISIA, che non essendo i nostri corsi di studio a numero chiuso, ovviamente non potevano prevedere un blocco iniziale per l'accesso ai corsi di studio. Quindi in realtà il test non è Non si deve, obbligatorio. si può anche non fare. Sì, Ok, questo è nuovo assolutamente. anche per me. Ovviamente è fortemente consigliato perché serve per appunto testare le competenze in ingresso. Ok? Quindi è fortemente consigliato. Questo, diciamo, è una novità di quest'anno, Perfetto, Alessandro, adesso lo so anch'io. che Francesco può confermare. Abbiamo dovuto proprio modificare i nostri regolamenti dei corsi di studio proprio sull'articolo relativo alle competenze in ingresso. Ok? Grazie. Grazie. Altre domande? Non vedo mani alzate, quindi cedo il microfono a Davide e quindi adesso parte una sessione di domande, risposte, considerazioni. Sì, non andate, non uscite, dove andate? Non potete uscire. No. No, cioè, allora, in questi 20 minuti quello che faremo è, io inviterei il professore Rimuccini, il professor Prigioni, la professoressa Barbara Nelli, che sono appunto presidenti dei corsi di studio. Barbara? Nelli. Ho qua nel centro. Certo. Io anche devo fare una domanda con noi siamo tutti sei l'unico Quello che abbiamo fatto in questa prima, diciamo, parte di questa giornata, questo slot dedicato alla TISIM, abbiamo presentato velocemente corsi laurea i tre corsi di laurea, no? Di matematica, informatica e ingegneria dell'informazione. E qui abbiamo i presidenti, no? Dei corsi di laurea presentati. E quindi ecco, con l'obiettivo di approfondire un pochino, o comunque di soddisfare eventuali curiosità che voi avete, quindi abbiamo qui, diciamo, loro disponibili a rispondere a eventuali domande. Romperei il ghiaccio subito io, chiedendo, diciamo, facendo un piccolo giro di tavolo, chiedendo a ognuno di loro se vogliono aggiungere qualcosa rispetto alle presentazioni che sono state fatte, degli ulteriori chiarimenti, insomma, annotazioni, no? A margine di quanto è stato presentato fino ad ora. Comincerei con la professoressa Nelli. Grazie, grazie Davide.
Intanto ringrazio coloro che hanno fatto le presentazioni perché sono state secondo me molto interessanti. Avrei voluto essere una studentessa, ecco, in questa situazione, moltissimo, mi sarebbe piaciuto. E ci tengo a dire una cosa che riguarda tutti noi, che è quello che è stato brevemente citato, il Pink Camp. Molti forse lo conoscono, qualcuno no, è il nostro fiore, uno dei nostri fiori all'occhiello come dipartimento, ed è un campus in presenza normalmente, ma insomma quest'anno e l'anno scorso è stato fatto a distanza, per introdurre le ragazze di terzo e quarta liceo, terza e quarta delle superiori, e alle discipline STEM, in particolare alle nostre, insomma, la matematica, l'informatica e l'ingegneria dell'informazione. Ci sono dei gruppi di ragazze che lavorano insieme con i tutor. Felipe, dov'è? Era sicuramente uno dei tutor nascosto. E, insomma, è un luogo in cui le tre anime, come le ha chiamate la professoressa Donatari del Dipartimento, entrano proprio in stretto contatto e producono magari proprio, fanno lavorare i droni, no? Quelle cose bellissime. Comunque il Pink Camp, veramente invito tutti ad andarsi a dare un'occhiata sul nostro sito perché è molto interessante. Scusate, ho preso questo tempo in più, ma ci tenevo molto. Allora, sul corso di laurea in matematica, io quello che posso dire così è, allora, avete visto che, insomma, con l'ingegneria dell'informazione avete visto i droni, con l'informatica avete visto il software, quindi delle cose molto concrete che immediatamente vi danno l'idea, no, di quello che andrete a fare, anche se poi chiaramente, insomma, c'è tutto un lavoro dietro teorico che uno deve fare, no? Non è così. Allora, la matematica da questo punto di vista è un po' meno concreta sicuramente, vi dà meno l'idea di quello che potete produrre. Bisogna avere sicuramente un gusto, no? Per le cose un po' astratte, però poi si arriva ad avere delle conoscenze molto molto solide, molto molto durevoli. Ecco, la matematica è poco soggetta alle mode, per esempio, no? Cioè le conoscenze che voi andate ad acquisire sono conoscenze stabili e nello stesso tempo estremamente flessibili, vi danno la possibilità di adattarvi a moltissime situazioni e a risolvere moltissimi problemi. Sto dicendo le cose in modo un po' astratto, ma è così, in fondo questa è un po' la matematica di base. Poi naturalmente si può andare a sviluppare in vari modi, no? Si può andare a sviluppare con la matematica più applicata, quindi per esempio, no, le nostre magistrali in ingegneria matematica, oppure la matematica, quella che si chiama più pura, che è più legata a delle questioni interne alla matematica, se volete, si può dire in questo modo. E comunque tutto dipende dal vostro sogno, no? Da quello che volete diventare. Qual è il sogno? Questo è molto importante, la professoressa Guerrieri l'ha detto, la vostra passione, il vostro sogno, che cosa vi piace di più, che cosa volete diventare. Sicuramente con la matematica di solito si diventa qualcosa che è anche abbastanza utile alla società, perché si può diventare formatori, no? Come tutti noi o come chi va a insegnare nella scuola, si può diventare comunicatori di scienza, che è molto importante per la società, perché il fatto, per esempio, no, che adesso con il Covid tutti quanti hanno imparato a capire un po', no, che c'è un modello dietro le cose, insomma, questo è fondamentale perché poi le persone si comportino in un certo modo, no? I modelli epidemiologici, eccetera. Quindi ecco, quello che volete diventare, quello che sognate è molto importante, no, nella vostra scelta, e più che poi concretamente che cosa andrete a fare, quello sarà una conseguenza. Grazie, grazie Barbara. Stessa domanda ad Erli Muccini. Allora, buon pomeriggio. Cogliete questa occasione, ragazze e ragazzi, avete sempre decine e decine di domande quando ci chiamate. Ci fate chiamare dagli amici, dai parenti, dai fratelli, da chi ha già seguito un corso di laurea. Imparate da adesso
che per noi, diciamo, quello che è fondamentale non è solo darvi una formazione più o meno tecnica, matematica e così via, ma cercare di in qualche modo dare una risposta alle vostre curiosità. Io non credo, non dirò altro, nel senso che vorrei sentire parlare voi, credo abbiamo già parlato abbastanza e possiamo parlare per ore, perché parte del nostro lavoro è un lavoro che noi facciamo come ricercatori. Ci vedete o ci vedrete come docenti che insegnano delle materie, ma noi fondamentalmente quello che caratterizza l'università rispetto ad altri tipi di formazioni è che quando poi non ci vedete a lezione siamo dietro ai libri, agli articoli, ai collaboratori, ai partner. Questa è l'università. Quindi adesso indipendentemente dall'ingegneria, l'informatica, la matematica che rappresentiamo, e quando uno mi chiede ma io posso finire le superiori, mi faccio un corso di informatica e vado, assolutamente sì, ma è un'altra cosa. Allora usate questo tempo che avete a disposizione, visto che non ne abbiamo tanto, sapete meglio di me che spesso non vi viene data la parola, spesso vorreste dire, vorreste contribuire, chiedere, ma non sapete a chi chiedere. Usate questo tempo che è totalmente a vostra disposizione per farci domande, e mi fermo qui. Daniele. Grazie, io ho già parlato abbastanza anche quando però e anch'io non vorrei aggiungere nulla a quello alla presentazione di Alessandro e Felipe, che credo sia stata già abbastanza accattivante. Volevo soffermarmi anch'io un attimo sulla questione del rapporto docenti-studenti in questo Ateneo. È veramente fondamentale, c'è un'attenzione particolare nei vostri confronti. E soprattutto il nostro corpo docente è molto giovane, quindi è anche un rapporto privilegiato. Noi siamo i più anziani alla fine, cioè, e siamo abbastanza giovani, quindi è un rapporto privilegiato. Vabbè, l'età è quella che è un rapporto privilegiato che potete avere con i docenti. Il corpo docente è giovane e disponibilissimo, ok? Quindi venite all'Università dell'Aquila perché troverete un ambiente, diciamo, alla vostra portata, proprio amichevole, ecco, ok? Prima il rettore ha già menzionato qualcosina sulla ripresa del prossimo, diciamo, semestre, no? Quindi che cosa possiamo dire? Sarà in presenza, in modalità mista? Insomma, vediamo che i numeri sono ancora, diciamo, un po' incerti. Facciamo rispondere Henry, magari, che diciamo, è più... Sì. Io, sempre qualcosa, no? Sì. Dell'applicazione. Allora, avete appunto, come ha già detto il rettore, la situazione e la volontà è quella. C'è, anche se per questo, una richiesta esplicita della ministra Messa sul ricominciare le attività in presenza e rivivere l'università. Bene. Siamo ben consapevoli della situazione, quindi comunque, come abbiamo fatto in precedenza, siamo totalmente organizzati sui vari scenari che possono accadere. Quindi la nostra prerogativa, la nostra volontà, quello per cui ci stiamo preparando al 100% e siamo pronti, è una ripresa in presenza completa. Così non dovesse essere, siamo pronti con, diciamo, varie modalità e vari piani B, ma ripeto, la nostra volontà, come la richiesta anche proprio a livello nazionale, è quella di ripartire in presenza. Non abbiate paura, bene, ci fa piacere vedervi. Anche noi credo ci vediamo in teleconferenze, in riunioni ormai da mesi, e sì, no, con qualcuno almeno ogni tanto, insomma, ci vediamo qui, e quindi per quello che mi fa piacere proprio, diciamo, guardarvi in faccia, e perché finora abbiamo guardato, cioè, se voi siete stanchi di guardare e ascoltare il monitor dall'altra parte, non pensiate che noi lo siamo meno quando parliamo, diciamo, da quest'altra parte. I due scenari sono abbastanza simmetrici, quindi vi aspettiamo. Noi già dagli inizi settembre, come diceva prima la collega, abbiamo questa parte di precorsi di matematica, abbiamo già definito una data, e sono precorsi, soprattutto negli ultimi anni, che hanno funzionato, direi, molto bene. Abbiamo visto studenti che hanno cominciato, sono arrivati all'ultimo giorno praticamente tutti quelli che avevano cominciato all'inizio, e quindi vi aspettiamo già dalle prime date, diciamo prima settimana di settembre, se non ricordo esattamente la data, non so se ricordi Barbara, ma se ricordo bene, seconda settimana di settembre, e proprio come in qualche modo un controllo sulla vostra parte di formativa. Però di nuovo, se avete domande,
Io spero appunto che ne abbiate e che sfruttiate questo momento. Abbiamo domande dall'audience? Vai. No, valgono per tutti i nostri corsi di laurea, tutti e tre. Quindi il precorso è per tutti uguale. E, ok, c'era una domanda là in fondo, Esatto, Davide, l'avevi vista? c'è. Aspetta, ti porto il microfono. Faccio anche questo di mestiere. Grazie. Chiedo scusa, volevo sapere, nello specifico, se uno si dovesse iscrivere a informatica, cosa cambia rispetto, vabbè, ai primi 2 anni comunque, diciamo, generali, se uno si dovesse iscrivere a informatica oppure ingegneria di informatica, cioè cosa cambia? Questa è la domanda più tipica e anche, sì, la domanda delle domande, come dice il collega. Io vi dico la mia e poi chiaramente passo la parola per... Allora, quello che noi facciamo in informatica è che, per capirci, su 180 crediti, che è il percorso formativo della triennale, circa 140 crediti sono di corsi di informatica. Ok? La nostra specializzazione, noi partiamo dritti per dritti sulla specializzazione, mettiamolo in questo modo, nel creare quello che è una figura più specifica in un certo senso, mentre come avete visto, e poi chiaramente adesso aggiungerà la sua il collega, la parte di ingegneria ha in qualche modo questo insieme di possibili alternative, in qualche modo, che crea un bagaglio culturale diverso, ma che chiaramente poi specializza volente o nolente a un certo punto. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Noi dove poi ci focalizziamo, dove chiaramente, poi le cose in questi ultimi anni, stiamoci a capire, insomma, c'è un'enorme interazione. Un progetto concreto, tipicamente, diciamo, alcuni ne ho gestiti, come molti dei colleghi qui, alla fine quello che si fa, si va a bussare alla porta dei matematici, si va a bussare alla porta degli ingegneri, si va a bussare alla porta anche degli psicologi e di quelle altre discipline che sono più vicine poi in modo a quello che è l'utilizzatore finale del sistema, e sistemi complessi odierni si costruiscono, diciamo, in questo modo. Ognuno ha le sue specificità, direi. Quello in informatica è che noi guardiamo sulla parte software a come progettare e realizzare per l'IoT, come progettare e realizzare utilizzando algoritmi evoluti, come progettare, organizzare e implementare per, diciamo, altri aspetti. E questo in qualche modo è quello che è la nostra ossatura che viene creata anche come formazione culturale. Va bene, passo la parola al collega per... Grazie Henry, sempre io, eh? Ormai monopolizzato il microfono. No, in parte avevo già risposto prima, no? Cioè noi nella laurea triennale in ingegneria dell'informazione formiamo ingegneri. Ok, quindi il percorso è articolato in 3 anni, in cui i primi due sono comuni. Il primo anno si insegnano le materie di base, la matematica, che è la scienza delle scienze, diciamo, quella cioè è così, come vedete è propedeutica a qualsiasi altra. La matematica, la fisica, la geometria e così via. Il secondo anno eroghiamo insegnamenti tipici dell'ingegnere nell'ambito dell'informazione, quindi facciamo in modo che acquisiate quelle competenze che servono per realizzare quelle applicazioni che avete visto in movimento, quella del drone, no? In cui sono coinvolte tutte queste discipline, che è l'elettronica, le reti di telecomunicazioni, i controlli automatici e così via. Discipline tipicamente ingegneristiche, perché noi formiamo ingegneri. Solo al terzo anno noi proponiamo quattro diversi percorsi formativi: automatica, elettronica, informatica e telecomunicazioni. Per quanto riguarda quello in informatica, poi c'è una discreta intersezione con quelle che sono le discipline che si acquisiscono nel corso di informatica. Se loro, nell'ambito della laurea triennale, erogano 140 crediti in informatica, noi ne eroghiamo circa 80, per ovvi motivi, perché dobbiamo formare ingegneri e quindi dare anche quelle competenze che servono, diciamo, all'ingegnere dell'informazione. Ok, questa è la differenza sostanziale. Ok, questo corso di laurea è un po' più articolato in quattro percorsi di studio, quindi nei primi 2 anni dobbiamo formare e dobbiamo erogare le competenze che servono per poter affrontare ognuno dei quattro percorsi di studio.
Quindi possiamo comunque aggiungere che poi dipenderà dalla predisposizione dello studente e capire su se andare verso informatica o Certo, ingegneria in base. questo poi dipende sempre dalle vostre attitudini, ok? Comunque noi ci tengo, formiamo ingegneri e quindi è questo il motivo per cui il corso di studio è organizzato in questo modo. E il secondo anno è dedicato alle materie di base dell'ingegneria dell'informazione. Altra domanda, prego. Devo venire io? Ti avvicini anche tu? Vengo pure io. Vai. Corpo docente giovane, allenato. Io volevo chiedere, ho finito da poco il quarto anno delle scuole superiori. Da quando posso sostenere il test d'ingresso CISIA? Rispondo. Dice che fa il quarto anno delle scuole superiori. Quando è che può cominciare a sostenere il test di lingua? Sì, risponde il delegato per l'orientamento. Un po' su troppo, veramente. Comunque, anche dei talk, ovviamente mi occupo dell'Arabio, ma comunque sia, non cambia nulla. I talk valgono nell'anno solare. Potete provare ad esercitarvi, e quello che vi consiglio io è di utilizzare i cosiddetti PPS, la sigla Palermo-Palermo-Savona, che sono le prove di posizionamento, e potete fare una volta all'anno per verificare la vostra preparazione nei confronti del test, perché alla fine il test vi dà un punteggio. E vi posiziona in media col punteggio nazionale, cioè vi dice se siete nella media nazionale al di sopra o al di sotto. Quindi lo potete fare già da subito. Quindi una volta all'anno, per il quarto anno, lo potete fare già da subito. E poi l'anno prossimo, quando vi iscriverete al quinto anno, diciamo dai primi talk che saranno disponibili già a marzo, potete già sostenerlo perché viene riconosciuto il talk fatto nell'anno solare. Quindi facendo il talk a marzo 2022 e iscrivendovi a settembre 2022, potete benissimo potete farlo valere. Una notizia importante è che i talk sostenuti nella sede Univac, che sia essa virtuale o reale, e la successiva iscrizione in Univac vi danno la garanzia, vi danno il bonus del rimborso della quota che versate per fare il talk. Dato che io sono abituato a dare i numeri, ve ne do un altro, anche se la domanda non è venuta fuori, ma ve la do, faccio uno spoiler di quello che dirò domani. La politica di tassazione di Univac prosegue nell'andare incontro alle famiglie. Quindi anche per quest'anno c'è una no tax area che sarà compresa tra 15 e 21 mila euro di ISEE, e in più la seconda rata, che è il contributo onnicomprensivo, insomma la seconda rata è quella più pesante. Da quest'anno, in base al reddito della famiglia, sarà possibile rateizzarla in tre soluzioni. Quindi in realtà anche per famiglie che magari attraversano un periodo di difficoltà, perché purtroppo l'onda lunga a livello economico non è finita, anzi probabilmente potrebbe insomma verificarsi adesso. Ci sarà la possibilità, appunto, per chi ha delle particolari condizioni familiari svantaggiate, di rateizzare la rata, diciamo, più importante in tre sottorate. Quindi in realtà una no tax area ampliata, perché di solito gli altri atenei hanno una no tax area da 15 a 20 mila euro di sé. Noi abbiamo aumentato di un 1.000 euro più o meno, che non è poco. Inoltre, per la fascia successiva, 21.000-30.000 euro di sé, c'è un risparmio complessivo rispetto al passato di circa 300-350 euro. Quindi in questo caso non è un impegno che Univac si è presa, insomma, con leggerezza, è un impegno concreto che va incontro alle famiglie. Ve l'ho spoilerata, ma se volete dettagli maggiori, ovviamente domani pomeriggio io questa cosa la riproporrò anche online con, diciamo, la presentazione ufficiale dei servizi di Ateneo. Ok. Grazie Francesco, mi sembra un'informazione importante. Altre domande? Vai. Alla terza abbiamo una matricola di domani. Volevo chiedere, dal punto di vista occupazionale, le differenze fra un laureato in informatica e un laureato in ingegneria dell'informazione articolata in informatica, a prescindere dalla soggettività delle aziende. Quale può essere? Guarda, rispondo io, ma poi risponderà anche Harry. I nostri laureati in informatica, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, il 100% lavora dopo pochi mesi dalla laurea. Ah, sì, ok, più o meno fanno le stesse cose, quelli in ingegneria informatica e quelli in informatica magistrale, comunque lavorano in aziende che si occupano di varie cose, servizi, tecnologia, cioè, chiaramente. Ecco, voglio dire, scusami se adesso dico questa cosa, Henry, cioè, però Ci sarò io ormai a fare. il profilo dell'ingegnere, da un punto di vista delle aziende, è più appetibile perché l'ingegnere
ha una visione, diciamo, un po' più generale anche del funzionamento dei dispositivi, della loro struttura e così via. Però, ecco, fanno lo stesso lavoro, hanno le stesse opportunità, penso prendano gli stessi stipendi. Sì, questa è una cosa... No, questa è una cosa storica, un elemento storico in cui, diciamo, fino a pochi anni fa non esisteva per niente l'albo per, diciamo, gli informatici. Okay? È stata fatta una richiesta molto esplicita e molto importante da tutta la comunità italiana, che poi si presenta in varie organizzazioni di ricerca e così via, che ci sono, proprio per poter partecipare all'albo. In linea di massima, diciamo, se può tranquillizzare questo aspetto, sappiate che appunto si può mettere il titolo, perché poi parliamo concretamente, no? Lo so, perché cioè, non ci stiamo a girare intorno, è chiaro che poi i titoli in alcuni contesti fanno la differenza, con l'iscrizione all'albo, io ho visto anche colleghi che basta l'iscrizione all'albo per poter, e superamento chiaramente poi diciamo, dell'esame e così via, sia che sia base, sia che sia, diciamo, per la magistrale, per poter avere il titolo di ingegnere. Sì. Posso aggiungere? Scusa, una cosa sulle domande che dicevi sul numero dei lavori, ti do, che forse non era quella proprio la domanda, ma in un contesto italiano vi posso dire che ci sono oggi, dati di 2 settimane fa, 50.000 richieste di posti di lavoro nel ramo, diciamo, informatica, ingegneria e informazione, e l'Italia ne copre 6.000. Giusto per darvi un'idea. No, poi volevo aggiungere che da un punto di vista delle prospettive occupazionali l'iscrizione all'albo serve solo per fare la libera professione, non è che serve per accedere alle posizioni occupazionali nelle aziende, ok? Quindi, cioè, è esattamente vero i numeri che dice Henry, che sono veri anche a livello europeo, a livello mondiale, cioè purtroppo la richiesta di professionisti in questi settori è infinitamente più alta dell'offerta che riusciamo a dare. Quindi, cioè, dal punto di vista lavorativo, il 100% di proprio, anzi, i nostri laureati cambiano lavoro spesso perché comunque scelgono. Quindi, da quel punto di vista, quello non è un problema. È l'ultimo dei problemi. Il problema contrario, e chiudo, diciamo, fino a... Il problema contrario è che siamo tartassati dalle aziende. Però un bellissimo problema, per carità, adesso contestualizziamolo in uno scenario ben diverso, no? Cioè, noi tocca, ma credo anche al collega, ogni settimana almeno ci sono 4, 5, 6 aziende con cui interagiamo e abbiamo messo su, ad esempio, come corso di laurea di informatica, un accordo di part-time per la laurea magistrale tra corso di laurea e aziende, proprio per permettere a chi abbia la volontà, la necessità di portare avanti 2 percorsi alla magistrale, non all'inizio, di poter abbinare le due cose, che storicamente è complicato, come ci diceva anche prima, diciamo, la nostra studentessa, ma per chi ha necessità, diciamo, l'abbiamo creato ad hoc per creare una simbiosi tra questi due mondi. Francesco, io chiedo che credo forse dobbiamo chiudere per dare tempo ai colleghi che seguono di organizzarsi. Non so, se c'è una domanda velocissima. La faccio fare a lui, visto che tu l'hai fatta già prima, va bene? No, volevo sapere con i libri, più che altro per informarmi sui libri di testo o comunque come funziona, più che altro, per, soprattutto per ingegneria dell'informazione. Quando comincerai a frequentare i corsi, ogni docente del corso consiglierà dei testi di riferimento, dei testi di approfondimento, e quindi avrete la possibilità di acquisirli. Beh, sì. Adesso questo io lo prenderei un po' con le molle, questa cosa, cioè il fatto che il libro non serve, allora
Sì, tutti noi. Sì, noi tutti forniamo il materiale dei corsi che eroghiamo, assolutamente slide, tutto, appunti, eccetera, eccetera. Però se vi consigliamo dei libri di test è perché servono. Lascio la parola alla professoressa Barbara Nelli che freme, vuole il microfono. Che voglio dire una cosa che dico sempre agli studenti, cioè è vero che noi forniamo materiale, voi venite a lezione, studiate, riscrivete gli appunti, ci sono gli appunti degli anni precedenti, questa è anche la comunità, no, che noi abbiamo, ma leggere i libri fa proprio bene alla vostra salute, alla vostra cultura, cioè diventate ingegneri informatici e matematici migliori se leggete dei libri, perché lì le informazioni sono scritte meglio. E c'è la biblioteca, no, certo, c'è la biblioteca, naturalmente, io non mi preoccupavo dell'acquisto o di queste cose dei libri, anche perché ormai, diciamo, c'è una certa facilità di trovare i libri in giro, no? Quindi questo non è un problema, naturalmente. Prego. L'ultima cosa a supporto di questo, io ieri ho fatto gli esami e mi sono ritrovato ad esaminare due studenti, uno che aveva studiato sulle slide e sugli appunti, uno che aveva approfondito sul libro, e si vedeva la differenza, si vedeva. Cioè si percepiva che quello studente aveva studiato solo sulle slide, si capiva che quell'altro aveva approfondito attraverso, diciamo, i libri di testo. Immagino che non mi smentirete. Noi non abbiamo, secondo me, almeno per matematica parlo con facilità, tantissimi libri. Abbiamo dei classici che proponiamo e su cui lavoriamo per permettere a voi di comprendere veramente la cultura di quella disciplina. Quindi non è che produciamo libri ad hoc per i corsi. Noi per i corsi produciamo una marea di materiale che sono le nostre lezioni, i nostri appunti, le slides, tutto quello che si può produrre. Poi adesso in questi due anni di distanza abbiamo prodotto anche le registrazioni, voglio dire, insomma, è stato di tutto e di più. Però abbiamo dei classici che non sono tanti, secondo me, ma che sono e neanche molto lunghi, perché a differenza, che ne so, di altre discipline dove i libri sono estremamente ampi, ma che richiedono veramente quello che dicevano tutti loro, cioè è attraverso questi testi che si comprende di più cos'è una dimostrazione, cos'è un flusso logico, cos'è la comprensione di quella specifica disciplina. Sui libri sì. Bene, penso che dobbiamo chiudere. Ringraziamo i nostri relatori e comunque per altre domande, curiosità, richieste di informazione avete contatti email, quindi mi sembra che è chiaro che potete contattarci in qualsiasi momento per email. Vi rispondiamo. Sì, noi rispondiamo sempre. Grazie. Grazie, scusa per la...